Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video sui grandi fotografi. Oggi parliamo di Robert Doisneau. Allora, primissima piccola curiosità, diciamo temporanea, ovvero fino a luglio 2016 potete trovare a Monza, presso l'Arengario, una mostra proprio di Doisneau. Quindi, se siete di zona, non perdetevela, perché a mio parere vale la pena vederla. Allora, Doisneau nasce a Gentilly, che è un sobborgo di Parigi, il 14 aprile del 1912. Studia da ragazzo litografia e inizialmente trova anche lavoro come assistente di uno scultore francese. Però, terminati definitivamente gli studi, decide di abbandonare la litografia stessa e si immerge nelle periferie parigine. Qui scopre, diciamo, una necessità, un bisogno di comunicazione. E decide di raccontare, diciamo, queste periferie tramite l'ausilio della fotografia. La fotografia a quei tempi chiaramente non era ancora ben compresa e ben vista, quindi era un po' un metodo di comunicazione alternativo particolare, difficile da far capire alle persone. Doisneau ha un obiettivo, ovvero quello di voler dare voce alle persone di cui non si interessava nessuno, le persone tra virgolette semplici, i bambini, le cose che vedeva per le strade. Questo già lo portò a differenziarsi moltissimo da quello che era un po' la corrente artistica e comunicativa di quei tempi, ovvero era la Parigi della moda, era la Parigi del cinema, era la Parigi della pubblicità, quindi già c'era un bel distacco tra quello che voleva fare Doisneau e quello che era la realtà di quei tempi. Doisneau inizialmente inizia a lavorare in ambiti commerciali, lavorando per esempio per la Renault, per Vogue e per altre aziende, per altri marchi. Però ben presto abbandona tutti questi lavori, tutte queste opportunità. Esattamente nel 1946 inizia la sua collaborazione con l'agenzia Raffaut, che durerà pressoché per tutta la vita, ovvero più di 50 anni. Allora, Doisneau produce una serie di scatti molto innovativi che avevano ed hanno come punto di forza sicuramente la carica umana che rappresentano. Come vi dicevo poco fa, i suoi scatti sono principalmente raffiguranti gente semplice e questo va a stupire addirittura perché pensate che nessuno a quei tempi, su per giù, aveva mai pensato di raffigurare, ma aveva mai avuto la necessità di ricercare l'umanità tra le periferie, quindi gli addetti ai lavori, gli osservatori, gli appassionati si stupiscono e si avvicinano incuriositi al lavoro di Robert Doisneau. A quei tempi, come vi dicevo, Parigi era contraddistinta anche dalle fotografie di moda, dalle fotografie delle star del cinema, dalle fotografie della pubblicità e via dicendo. Invece, Doisneau raffigura bambini intenti a giocare, gente umile, semplice, l'umanità nel vero senso della parola. Tra le varie produzioni di Doisneau, sicuramente bisogna citare Le Banlieue, che sono una serie di serie, scusate il gioco di parole, dove l'autore racconta, per esempio, la Parigi di notte, poi in un'altra serie racconta la Parigi dei bambini, e via dicendo, quindi tutti questi aspetti, nonché la serie con i famosissimi baci. E poi andremo ad approfondire lo scatto più popolare di Doisneau. Allora, per Doisneau la fotografia era proprio un bisogno personale, a lui non interessava vendere le sue foto, era un bisogno privato di dover registrare delle immagini e dover fare una ricerca umana e questo lo distaccava moltissimo, diciamo, dal pensiero comune del fotografo professionista. Infatti a Doisneau proprio non interessava nulla di quegli aspetti, non interessava nulla delle tecniche, lui cercava solo il rapporto umano, cercava solo di soddisfare il suo bisogno di fotografare. L'artista amava infatti essere definito un po' come un pescatore di immagini, questo è il termine che lui aveva scelto, diciamo per autodefinirsi. Viene a mancare successivamente, ultra ottantenne, nel 1994. Quindi la vita di Doisneau è stata in un certo senso sicuramente ricca di fotografia e di produzione, ma anche molto semplice. Ha lavorato per varie aziende, in realtà, dalla Renault a Vogue a Life, ha lavorato per l'agenzia Raffaut, di cui vi parlavo prima, però ha avuto proprio un approccio molto umano, molto semplice nei riguardi della fotografia. Facciamo un piccolo approfondimento ora
sul bacio, che è la foto più popolare di Duhanneau. Allora, per moltissimi anni, quando uscì quello scatto, la gente non sapeva se effettivamente i due protagonisti, ovvero questi due ragazzi che si baciano per le vie di Parigi, fosse autentica, nel senso street photography barra reportage, insomma rubata in un attimo, oppure fossero due attori, oppure due modelli che appunto si prestavano a realizzare questo scatto. Nel 1992 una coppia si presentò in una TV francese sostenendo di essere la coppia ritratta ed essere stati fotografati senza permesso, e dunque volevano appunto denunciare Duhanneau per questo. In quel momento, quindi Duhanneau nel 92, quindi circa 2 anni prima della sua morte, dovette spiegare il tutto e appunto raccontò che quella giornata lui stava fotografando un servizio per Life, vide questi due ragazzi, di cui uno appunto si chiamava la ragazza François Bournet, e chiese, e l'altro era il suo fidanzato, e chiese ai due di potersi appunto mettere in posa per realizzare questo scatto. Successivamente quindi la ragazza, quindi François, si presentò praticamente 40 anni dopo lo scatto dal fotografo, ancora con la stampa originale e autografata da Duhanneau. Nel 2005 la foto poi venne venduta dalla ragazza, da François, per 155.000 euro. Quindi questa è una piccola curiosità nel caso in cui qualcuno non sapesse ancora un po' la storia di questo celebrissimo scatto, e comunque sia stupendo, posa o non posa, è uno scatto stupendo. Adesso appunto parliamo un pochino di Duhanneau, raccontando un paio di punti di vista. Allora, Duhanneau ha sicuramente portato, diciamo, la dignità all'interno della fotografia, ovvero in un periodo in cui esisteva solamente il ritratto e il ritratto di personaggi celebri, famosi, quindi la fotografia stava diventando una sorta di corrente espressiva destinata solo a personaggi popolari o ricchi, la riporta a terra, la riporta in un certo senso per quello che è stato creato, ovvero raffigurare qualcosa, congelare un attimo. E cosa è meglio di raccontare delle periferie, raccontare di bambini che giocano, di baci, di persone che si amano, di persone che lavorano, di persone che passeggiano per la strada oppure sono ferme a bere un caffè o leggere un giornale. Quindi in un certo senso raccontare un'epoca. È un fotografo che sicuramente ha segnato fortemente, diciamo, la fotografia, e l'ha anche molto rivoluzionata. E se oggi la fotografia è quello che è, quindi ha raccontato interi periodi storici con grande umiltà, con grande dignità, senza ombra di dubbio in buona parte lo dobbiamo anche a lui. Quindi io vi lascio in descrizione un paio di letture che non potete perdervi, perché a mio parere sono molto interessanti. Tra l'altro sono letture che io ho acquistato e mi sono messo nella mia libreria perché sono molto molto belle. Vi ricordo che fino a luglio 2016 trovate tante fotografie esposte di Duhanneau a l'Arengario di Monza. Condividete, lasciate un like in questo video se vi piace, se pensate che anche qualche vostro amico possa essere interessato. Io per il momento vi ringrazio per la visione, vi auguro una buona continuazione e soprattutto buona luce.